Sergio. Mi chiamo Antonio. Giulio. Mi chiamo Paolo. Due anni. Faccio canottaggio da 8 anni. 7 anni faccio canottaggio. Faccio canottaggio da circa 8 anni. Molti. Prima, quando andavo a scuola, molti di più, perché comunque svegliarsi la mattina presto e poi affrontare una giornata di scuola era abbastanza complicato. Poi ritornare subito dopo scuola qui e poi studiare, diciamo, non dava spazio ad altro e quindi abbiamo dovuto comunque combattere, va? Per poter avere una vita sociale o anche comunque fare bene il canottaggio e andare anche bene a scuola. Adesso che ho finito è molto più facile, ma comunque i sacrifici continuano perché comunque la sveglia suona sempre presto, poiché il mare è calmo la mattina, solo la mattina presto. Sì, direi. Comunque svegliarsi tutte le mattine alle 5:20, venire qui, fare allenamento, poi comunque andare a scuola è sacrificante, ma i sacrifici pagano e soprattutto questo è uno sport che nella vita ti fa crescere. Beh, i sacrifici ci sono, però sono fatti con piacere, perché altrimenti le cose senza voglia non si fanno. Certo, alternare scuola, canottaggio e studi è davvero difficile, però uno volendo riesce a fare di tutto. Sì, sicuramente ne è valsa la pena, perché il canottaggio è una bellissima esperienza, non soltanto di sport, ma anche di vita, perché comunque si gira, si fanno delle gare, ci si confronta con un'altra persona a tua età e quindi diciamo è una bellissima esperienza. Beh, ha influito tantissimo anche come diciamo di spendere energie rispetto a quando facevo altri sport, comunque il pomeriggio comunque si crolla, quindi è difficile anche studiare, riuscire a combinare canottaggio e scuola, ma diciamo con lo sforzo si può ambire a qualsiasi risultato. Quando scendi in barca è una sensazione stupenda, in quanto davvero ormai tutti i problemi, anche se cioè queste non ce ne sono molti, ma quei pochi che hai non li senti più, pensi soltanto a remare, divertirti e dare il massimo. È una cosa stupenda, ti senti volare.